Mi sono sognato di suicidarmi. Ma noi non possiamo vivere così. Siamo troppo poveri. Poveri sì, ma ricchi. Se tu diventassi di colpo povera, che cosa faresti? Ma che cosa ne so? Vendo qualche quadro, qualche gioiello. Ah, lei vende i gioielli, lei vende i quadri. Ma quali gioielli? Quali quadri? Se dico povero, è povero. Vedi, te avresti bisogno di un bravo amministratore che ti guidi. Senta, avvocato, io devo partire. Starò via qualche settimana. Quindi segua lei il lavoro e si occupi anche di mia moglie. Faccio in modo che non le manchi niente. Mi ha detto di mettermi nelle tue mani. Signorina, prepari una lettera di raccomandazione per il signor Ragona Eugenio. Voglio che sia assunto presso la nostra ditta. In qualità di? Fattorino. Ma non li vede i vetri? Ce ne sono tanti. Sono stato io, ho fatto per aprire la porta, è venuta giù la casa. Si è fatto male? No, credo di no. Porca miseria, mi ha rubato le scarpe. Carità. Ah! Ma che cosa fai, è matto? Io no, ma te sì. Ce l'hai il permesso per l'elemosina? Ma come, per chiedere la carità ci vuole il permesso? Sì, signore. E a chi devo chiedere? Alla sindaco? A me, no al sindaco. E perché hai litigato col tuo agente? Perché non gli bastava la percentuale, voleva anche me. Adesso come fai per... Batto a macchina. Sai cosa avevo capito? Batto in macchina. Capisci? Batto in macchina. Ti piace questo ristorante? Beh, il panorama è meraviglioso. La cucina? Casalinga? Più che casalinga è privata. Ma proprio privata del tutto, perché ho deciso che mangio solo io. Guarda che ho fame anch'io. Potrei avere un bicchiere d'acqua per cortesia? Ecco, grazie. Basta così, grazie. Me la macchia per cortesia, anzi faccio io. Metto un po' di latte per mandar via quel saporaccio di cloro, capisci?